apposta, siamo venuti per la sagra del peperone, abbiamo deciso di fare tappa a Senise per questo. Noi veniamo da Lecce, dal Salento, da Galatina in modo particolare, pure noi abbiamo tradizioni culturali non indifferenti eccetera, ma a volte è bene apprezzare e sarebbe bello portare le abitudini di questi paesi ai nostri paesi. Il centro storico di Senise diventa contenitore di iniziative culturali, musica, arte di strada e degustazioni di quello che non a torto è considerato il prodotto principe della tavola lucana, il peperone IGP. Gli ingredienti ci sono, ancora più numeroso è stato il pubblico che ha partecipato alla 16ª edizione de Ustrit Ruzafaran. Tre giorni, con la serata clou dell'11 agosto e con un percorso che si è sviluppato attraverso i vicoli del centro storico fino a raggiungerne il cuore. Qui i visitatori sono stati accompagnati dagli spettacoli di artisti di strada, musica jazz, cantastorie, street band, animazione per i più piccoli, una mostra fotografica, mercatini, fino ad arrivare in piazza Vittorio Emanuele, da dove alle 21.30 si sono esibiti Suoni, storica band di Terranova di Pollino. Immancabile nella tradizione dell'evento, la gara della inserta, 18 concorrenti, tra cui il consigliere regionale Piero La Corazza, ma alla fine ha vinto Sara Cafaro di Senise. Progetti futuri o già in cantieri per la promozione del peperone, ma anche del centro storico? Sì, allora ovviamente per tutto ciò che concerne il peperone è necessario attuare anche delle politiche agricole che diano supporto poi ai produttori, ai nostri agricoltori, e quindi saremo a fianco degli agricoltori e creeremo le condizioni necessarie per far sì che ci sia sempre più prodotto. Sono molto soddisfatto anche delle due giornate precedenti, della gara di cucina e dei giochi popolari. Questa sera qui è pieno di gente, pieno di persone da tutti i luoghi d'Italia e del mondo. Insomma, è veramente un bel percorso, ci sono molti artisti di strada, il cibo è davvero buono, quindi possiamo dire che anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. Manifestazione organizzata quasi alla grande. Okay. Complimenti all'Assa, l'associazione che organizza con il commissario comunale questo evento. È stata una bella, ottimo le pietanze, sono il primo e il secondo, passo veramente di peperone di Senise, un grande applauso a tutto lo staff che da settimane penso che sta dietro anche da mesi alla fine per ottenere questo ottimo risultato. Ma state andando a? Roseto Capospulico. Esatto. Maratea Roseto Capospulico, quindi non lo fate il costo vostro lucano? No. Fate lucano e calabrese. No. Che state mangiando? Pasta tipica, non ma sappiamo com'è? Ottimo. Ho parlato tanto all'evento targato Assa in collaborazione con l'amministrazione comunale, che rientra nel programma delle iniziative del patrimonio intangibile della Basilicata. Si è ballato soprattutto grazie ad un ritmo travolgente che si trova solo in un contesto in cui tutti si sentono a casa. E l'edizione 2017 del Vicolo del Peperone è stata tappa per viaggiatori di ogni sorta, dai camminatori alla coast to coast a famiglie, dai lucani tornati ad agosto ad estimatori del famoso peperone. E allora, arrivederci all'anno prossimo con un'altra edizione de Ustrit Ruzafaran.